Questa mattina io voglio parlarvi del nome che fa tremare l'inferno. Qual è il titolo? Il nome che fa tremare l'inferno. E da un po' di giorni che questo messaggio proprio frulla nel mio cuore, e quindi ve lo do con tutto il cuore, veramente con tutto il cuore. Leggeremo Matteo, capitolo 1, dal verso 18, è la narrazione della nascita di Gesù, Natale passato, ma il concetto vale, perché per noi è importante passare il messaggio di questo nome potente che fa tremare l'inferno. Allora, Matteo 1, verso 18, dice così: la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era un uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, si propose di lasciarla segretamente, ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Amen. Dicevo, il titolo di questa parola è Il nome che fa tremare l'inferno. Ma prima di entrare nel cuore del messaggio, parliamo un attimo dei nomi e dell'importanza che i nomi avevano e nella cultura ebraica e soprattutto nella cultura biblica. Per tutto il corso della storia nella Bibbia, ogni nome veniva attribuito con uno scopo ben preciso, perché nel nome era condensato il significato e le caratteristiche della persona alla quale veniva dato il nome. Chiaro quello che sto dicendo? Quindi il nome non si dava a casaccio, il nome veniva dato con uno scopo profetico. Dite con me: scopo profetico. Vedete come c'è questa sincronia e questa continuità col messaggio della proclamazione del quale parlavamo prima? Perché se io chiamo mio figlio con un nome e quel nome ha un significato e c'è un progetto profetico, nel momento in cui io pronuncio quel nome, io sto proclamando ciò che il Signore vuole darmi attraverso quel nome. Quindi voglio dire, l'importanza del nome è l'importanza della proclamazione del nome. Ebbene, qui parliamo della nascita di Gesù. E notate, parliamo dell'annuncio, dite con me: annuncio. Guardate come c'è ancora il concetto della proclamazione. Quando viene annunciato qualcosa è perché si crede ciò che viene annunciato. Ci siete? Quindi cosa viene fatto? Viene annunciato. E chi è che dà l'annuncio? Gli angeli del Signore. Nello specifico l'angelo Gabriele era il messaggero di Dio. Quando Dio fa un annuncio, ci dà l'anticipo di ciò che lui vuole fare. Ditelo con me, forza. Quando Dio ci dà l'annuncio, ci dà l'anticipo di quello che lui vuole fare. E siccome a dare l'annuncio è Dio, è quello che Dio dice si farà, allora possiamo star certi che quando c'è un annuncio ci sarà un risultato.
Allora qui c'è un annuncio e andiamo a vedere qual è l'annuncio. L'angelo andò a parlare prima con Maria e gli annunciò la nascita del figlio Gesù. Vi ricordate? Maria dice: lo Spirito del Signore ti adombrerà e tu concepirai e partorirai un figliuolo e gli porterai il nome. Dite con me, gli porrai cosa? Nome cosa? Gesù. Che cosa significa Gesù? Dio salva. Yeshua, sono diverse varianti, che significa l'eterno e salvezza, l'eterno salva. Perché abbiamo letto il titolo di stamattina, qual è? Chi se lo ricorda, per chi è arrivato da poco? Prego. Il nome che fa tremare l'inferno. Abbiamo detto che nel nome è condensato, sono condensate le caratteristiche, le funzioni e il destino della persona a quale quel nome è stato dato. Ci siete con me? Ora, siccome il nome è Gesù, questo nome dice quello che Dio vuole fare attraverso questo figliuolo Gesù. Cosa vuole fare Dio attraverso Gesù? Vuole salvare il mondo. Ecco perché l'inferno trema a questo nome, perché questo nome trasporta le intenzioni di Dio per l'umanità. Qualcuno può dire gloria al Signore. E quando questo nome viene pronunciato, nel mondo infernale si anticipa ciò che questo nome farà, porterà la salvezza del mondo. Quando Gesù fu annunciato, nel mondo spirituale si è creata una battaglia spirituale, è stata innestata una battaglia spirituale, perché i propositi di Dio condensati nel nome Yeshua, cioè l'Eterno Salva, dovevano essere interrotti. Quando Dio ha un proposito per noi, questo fa tremare l'inferno. E quando l'inferno trema, reagisce. Sapete che quando voi vi avvicinate a un animale aggressivo, quell'animale non necessariamente vi aggredisce perché si sente forte e vi vuole divorare. Spesso vi aggredisce solo per paura. Sapevate questo? Per esempio i lupi non sono animali che vogliono combattere con l'uomo. Ecco perché se ne stanno ai margini e quando sentono l'odore dell'uomo cercano di andarsene, non vogliono evitare problemi, perché l'uomo fa paura ai lupi. Dite con me, Gesù fa paura all'inferno. Ecco perché questo nome dovrebbe sempre essere presente nel nostro linguaggio. Ecco perché noi dovremmo svegliarci la mattina glorificando il nome di Gesù. Ecco perché dovremmo chiudere la giornata ringraziando il nome di Gesù. Ecco perché dovremmo vivere la giornata glorificando il nome di Gesù. Dì al tuo vicino, glorifica il nome del Signore. Questo nome, incapsula il piano di Dio per l'umanità. Voi sapete molto bene che l'uomo a causa del peccato era stato deviato fuori, lontano dalla grazia di Dio. Tutti hanno peccati e sono privi, dice l'apostolo Paolo, della grazia di Dio. Ma dice: sia ringraziato Gesù Cristo per nostro Signore. Ringraziato il Signore Dio Padre per il nostro Signore Gesù Cristo. Ci siete con me? Perché se è vero che tutti hanno peccati e sono privi della gloria di Dio, è altresì vero che per Gesù Cristo tutti hanno ricevuto la grazia di Dio. Ma questo a noi sembra scontato, ma dobbiamo capire l'importanza profetica e escatologica che questo nome e tutto quello che sto dicendo ha. Ora, l'angelo va a parlare prima con Maria e poi va a rassicurare Giuseppe. Ovviamente adesso qui, da questo passo che abbiamo letto, vengono smantellati diversi miti che la religione ufficiale ha messo in campo riguardo a Maria, riguardo alla sua eterna verginità, riguardo alla sua totale santità, perché Maria era una persona giusta, ma non era perfetta, perché perfetta è soltanto il Signore. Siete d'accordo con me, vero? Mi sembra abbastanza evidente dal testo che abbiamo letto. Però andiamo a vedere un attimo il verso 20. Mentre aveva queste cose in animo, cosa aveva in animo Giuseppe? Di lasciare
Maria. Perché voleva lasciare Maria? Non perché era arrabbiata con lei, non perché non credesse a lei, ma perché non voleva disonorarla. Perché se lei avesse ripudiato pubblicamente Maria, Maria sarebbe stata ufficialmente disonorata come adultera. No? Addirittura c'era la morte per Maria, ma siccome lui, Giuseppe, amava Maria, Giuseppe era una persona giusta. Dite con me, Giuseppe era una persona giusta. Io credo che è vero che Dio fa tutto per grazia, ma è altresì vero che Dio si sceglie le persone giuste per portare avanti i suoi piani. Se vogliamo che il nome di Dio sia glorificato nella nostra vita, che noi siamo persone usate da Dio per onorare il suo nome, è bene che noi siamo persone giuste davanti al Signore. Ma ovviamente giusti lo siamo per il sangue di Gesù. Amen. Ma dobbiamo anche camminare nel timore di Dio. Dio al tuo vicino, cammina nel timore di Dio. Il Signore ha visto quest'uomo, ha visto questa donna e nell'eternità ha stabilito che Giuseppe e Maria avrebbero trasportato o avrebbero portato all'umanità Gesù Cristo. Ovviamente Giuseppe non ha avuto un ruolo nella nascita di Gesù se non quello di crescerlo, educarlo secondo i principi della Torah, secondo i principi della parola del Signore. Di alto vicino, educa i tuoi figli secondo i principi del Signore. Forza, educa i tuoi figli, anche Samuele, secondo i principi della parola del Signore. Qui io sto spaziando non perché non voglio andare al dunque, ma ci sono tanti di quegli insegnamenti che veramente potremmo finire. Anche i nostri gemellini dovranno essere educati secondo la parola del Signore. E non abbiamo idea di quello che Dio può e vuole fare attraverso i nostri figli quando noi li educhiamo secondo la parola del Signore. E non vi sto dicendo che li dovete salvare perché li salva il Signore, non vi sto dicendo che li dovete indottrinare perché sarebbe un indottrinamento mentale, ma li dovete educare. Dite come li dovete cosa? Educare secondo la parola del Signore. E quella parola sarà nel loro cuore e al momento opportuno, come tutti i che vengono da Dio, produrrà la gloria del Signore. Ma tornando al tema, l'angelo va prima da Maria e poi va da Giuseppe, che era preoccupato, e lui non voleva assolutamente disonorare Maria perché era una persona giusta e voleva lasciarla, aveva le sue intenzioni. Ma non sempre le nostre intenzioni sono le intenzioni di Dio. E quando noi ci accorgiamo che le intenzioni di Dio sono diverse dalle nostre, non dobbiamo disperarci, dobbiamo solo adeguarci alle intenzioni, alla volontà di Dio. Di alto vicino, adeguati alla volontà di Dio. Qui stava per arrivare qualcuno che avrebbe cambiato le sorti di un'intera umanità, e un cuore giusto, quello di Giuseppe, che si sa adeguare al piano di Dio è fondamentale perché il piano di Dio si possa compiere. Noi non dobbiamo pensare alla nostra vita solo alla vita che viviamo noi, perché la nostra vita avrà un effetto e un impatto alle generazioni future. Mi state ascoltando, popolo del Signore? Dio è un Dio delle generazioni. Ripetiamolo, forza, Dio è Dio delle generazioni. Perché c'è stato un Giuseppe che ha saputo fare un passo indietro rispetto ai suoi piani per adeguarsi ai piani del Signore, noi oggi abbiamo il Salvatore. Allora, abbiamo detto il nome che fa tremare l'inferno. Perché lo fa tremare? Perché questo nome incapsula tutti i piani di Dio per l'umanità, che sono esattamente l'opposto dei piani del nemico per l'umanità. Dio ha un piano, il nemico ha il suo. L'uomo ha un piano, Dio ha il suo. Ma quando l'uomo adegua il suo piano al piano di Dio, il piano di Dio prende il sopravvento e scardina e distrugge i piani del diavolo. Se vogliamo che i piani del diavolo siano scardinati dalla nostra vita, andiamo a comprendere quali sono i piani di Dio per noi, adeguiamoci a quei piani e avremo la vittoria nel nome del Signore. L'apostolo Giacomo l'ha sintetizzato con quella famosa frase: resistete al diavolo
Ma prima che dice? Sottomettetevi a Dio. Dite con me, sottomettetevi a Dio. Cioè, in altre parole, adeguate i vostri piani a quelli di Dio. Tornano i conti oppure no? Sottomettetevi a Dio. Poi, una volta che vi siete sottomessi a Dio, resistete al diavolo e che succederà? Egli fuggirà da voi. Ma no, molte persone iniziano questa frase da metà. Resistete al diavolo e egli fuggirà. No, no, non funziona. Perché i piani del diavolo non possono essere scardinati se prima i miei piani non si adeguano a quelli di Dio. Giuseppe ha avuto il coraggio di andare contro i suoi principi, contro quello che credeva, contro quello che temeva, contro quello che aveva deciso, per adeguarsi alla voce del Signore e fare quello che Dio gli stava dicendo di fare. Il nome ha potenza quando c'è sottomissione a quel nome. Perché il nome di Gesù era importante per Giuseppe? Giuseppe ha deciso di ubbidire alla voce dell'angelo e cambiare i suoi progetti. Immaginate Giuseppe il giorno nel quale la pancia di Maria ha cominciato ad essere visibile. Immaginate Giuseppe quando, oramai sposato a Maria, dopo i primi mesi di matrimonio andava per le vie di Nazareth, Betlemme, perché poi si sono spostati, e le persone lo guardavano. Era evidentemente incinta di più mesi di quelli che potevano essere i mesi dal matrimonio. Mi state seguendo? Ma poiché Giuseppe aveva creduto all'annuncio di un nome, Giuseppe ha messo da parte la sua reputazione e ha abbracciato totalmente i piani di Dio che erano incapsulati nel nome di Gesù, il Salvatore del mondo. Qualcuno mi sta ascoltando stamattina? Questo nome era carico del piano di Dio, e Giuseppe era più interessato al piano di Dio che non alla sua reputazione. Se vogliamo essere usati da Dio e vogliamo che il nome di Gesù sia glorificato attraverso di noi, dobbiamo preoccuparci molto meno della nostra reputazione e preoccuparci di seguire la volontà del Signore. Perché ci saranno dei momenti nei quali perderemo la nostra reputazione e le persone non crederanno a quello che diciamo, perché apparentemente ciò che diciamo è in contrasto con quella che è la realtà. Mi state ascoltando? Ma poiché noi abbiamo creduto nel nome, di' al tuo vicino, credi nel nome, e abbiamo creduto nel piano che è incluso in quel nome, noi andiamo avanti nel nome del Signore, anche se tutti sono contro di noi, noi siamo con quel nome. Fratelli, non è la figura di Gesù, buono, gentile, un nuovo profeta che arriva, che fa paura all'inferno. È il nome che fa paura all'inferno, perché quel nome racchiude la potenza di Dio. Vi ricordate quando hanno arrestato Pietro e Giovanni dopo che avevano guarito lo storpio alla porta bella del Tempio? Vi ricordate? Quando lo arrestarono, a un certo punto gli fecero una domanda molto molto netta, chiara. In nome di chi avete guarito quest'uomo? Dite con me, in nome di chi? Perché dietro un nome c'è un'autorità, lo ripetete con me, forza, dietro il nome c'è un'autorità. E i discepoli Pietro e Giovanni risposero: l'abbiamo predicato nel nome di Gesù. E che è successo quando loro hanno detto che avevano predicato, avevano guarito quella persona nel nome di Gesù? Gli impedirono di proclamare quel nome. Gli intimarono di non guarire, predicare più in quel nome. Dico a me, il nome di Gesù fa paura all'inferno. Perché se non erano riusciti a debellare questo nome uccidendo chi lo portava, perché Gesù l'ha resuscitato, almeno volevano ridurre i danni cercando che non si proclamasse quel nome. Se avevano tanta paura di questo nome è perché c'è potenza nel nome di Gesù. Adesso io vi dico cosa succede quando noi
proclamiamo il nome di Gesù. Quando noi proclamiamo il nome di Gesù, noi mettiamo in campo tutto ciò che questo nome racchiude. È come se noi scongeliamo un prodotto al congelatore. Avete mai congelato un buon pesce, quello dei Pennese per esempio? Finché quel pesce è dentro al congelatore, nessuno se ne accorge. Giusto per farvi capire, io ho la percentuale sulle vendite del pesce. Andate da Pennese che troverete il pesce migliore. Stamattina lo abbiamo scongelato mentre ci siamo preparati e poi l'abbiamo messo sulla padella e qualche secondo dopo tutto l'aroma di quel pesce aveva invaso tutta la casa. Se venite a casa nostra, siete al ristorante di pesce da Pietro e Sandra. Ok? Perché cosa è successo? Tutto ciò che era chiuso dentro quel pesce è stato automaticamente sprigionato, grazie, è stato sprigionato. Di al tuo fratello, alla tua sorella, quando proclami il nome di Gesù, tu sprigioni le virtù che sono in quel nome. Amen. Ecco perché le chiese sono silenziose, perché uno dei compiti dei demoni è di impedire che si glorifica il nome di Gesù. Ora sto per fare un'affermazione che può anche scandalizzare alcuni di voi, ma siccome ho una porta di sicurezza là, una là e un'altra di là, io sono salvo. Di alto vicino, se tu non glorifichi il nome di Gesù, fa il gioco del diavolo. Devo scappare? Ho detto una verità o no? Perché questo nome è il nome al di sopra di ogni altro nome. Quando questo nome viene glorificato dalla profondità del cuore con l'unzione dello Spirito Santo, questo nome fa ciò che il nome stesso ha in sé. Qualcuno può dire gloria al Signore? Chi è Gesù? Il Salvatore. Cosa fa Gesù? Salva. E se Gesù salva le persone dall'inferno, libera quelle persone dalle mani e dal piano dell'inferno. E di chi c'è nell'inferno? Chi c'è nell'inferno? Satana. Satana ha il piano di portare le persone nell'inferno. Perché? Perché è sempre stato il desiderio di Satana quello di costruirsi un esercito e di costruirsi un regno che fosse da mettersi al di sopra del regno di Dio. Vi è chiaro quello che sto dicendo? Tutti voi sapete, vero, che Satana era Lucifero. Che significa Lucifero? L'angelo di luce. E quando lui glorificava Dio, il cielo si rallegrava, era l'essere più potente, più bello, più glorioso dopo Dio, perché è l'unico essere era creato, Dio non è stato creato perché Dio è il creatore. Ma dopo Dio era la persona, l'essere più benedetto che ci fosse, più potente che ci fosse. Qualcuno può dire amen a questo? Ma all'improvviso l'orgoglio lo ha portato a dire: io voglio mettermi al trono di Dio, al posto di Dio, al di sopra di Dio. Ma chiunque pensa di mettersi al di sopra di Dio deve fare una battaglia col nome di Dio. Ditemi, qualcuno di voi conosce almeno qualcuno dei nomi di Dio Padre? Yahweh, ok? El Shaddai, che significa El Shaddai? Prego? Dio potente. Satana è contento che noi diciamo che Dio è potente? No, perché quando noi diciamo El Shaddai, noi stiamo proclamando che Dio è potente. Vi ricordate cosa ho detto all'inizio? Ho detto che quello che proclamiamo è quello che Dio fa. Se non proclamiamo niente, che cosa fa Dio? Niente. Perché molte volte nelle nostre vite non succede nulla? Perché non proclamiamo il nome. Qualche altro nome di Dio, forte, prego? Che significa? Dio dell'universo, quindi è padrone dell'universo, parla della signoria dell'universo. Qualche altro nome, forse? Raffa, che significa? Colui che guarisce. Giovedì prossimo veniamo, credo che si farà giovedì, veniamo ad ascoltare la guarigione. Il nostro Dio è un Dio che guarisce. Perché
il nome di Dio viene tenuto in silenzio e non si deve nominare, perché quello che il nome di Dio è e rappresenta è ciò che Dio fa. Allora noi dobbiamo glorificare il nome del Signore. Ecco perché l'angelo ha detto: tu gli porrai nome Gesù. Dice a Maria, che significa Yeshua. Ora qui non abbiamo tempo, ma nel nome Yeshua o Gesù c'è tutto un pacchetto di cose che questo nome fa. Abbiamo parlato della salvezza, abbiamo parlato che questa salvezza include la guarigione, vero o no? Di alto vicino, la guarigione fa parte della salvezza. Ora non possiamo qui sintetizzare quello che ho detto in quattro riunioni il giovedì. La guarigione è una delle tematiche più complesse e meno conosciute, e comunque anche con degli aspetti di con un margine di mistero di qualsiasi altro tema. Quindi non possiamo dire che la guarigione è assoluta, ma sappiamo che Dio vuole guarire. Di alto vicino, Dio guarisce. Ora, però, non è solo la guarigione, salvezza è anche prosperità nel senso biblico, cioè che non ci manca nulla. Signore, il mio pastore, nulla mi mancherà. E potrei parlare di tanti aspetti della salvezza. Ma il fatto è che questo nome, Yeshua, è una sorta di condanna per l'inferno. Perché l'inferno è venuto a distruggere, l'inferno è venuto a rubare, l'inferno è venuto a uccidere, Gesù è venuto a restituire, Gesù è venuto a dare vita e vita in abbondanza. Allora il nome Yeshua, Gesù, è un nome che rappresenta l'opposto dei piani di Dio per noi. Allora quale nome vogliamo proclamare? Il nome di Gesù rappresenta l'opposto dei piani di Dio rispetto ai piani del diavolo per noi. Guardate, dovete sempre verificare quello che dico è giusto, perché qualche volta ho dormito male, e quando dormo male poi, però sappiate che quello che sto dicendo, al di là di questi errori, penso sia importante, vero o no? Il nome di Gesù rappresenta l'opposto di ciò che il diavolo vuole fare per noi. Chiaro adesso? E siccome abbiamo detto che il nome di Gesù, quando proclamato, attiva tutto ciò che questo nome rappresenta, se noi proclamiamo il nome di Gesù, abbiamo la salvezza. Se noi proclamiamo il nome di Gesù, abbiamo la guarigione. Se proclamiamo il nome di Gesù, abbiamo la liberazione, la prosperità, la protezione. Qualcuno può dire gloria al Signore, ne avete bisogno, una cosa che se ne può fare a meno, che non vi vedo molto entusiasti, ma vabbè, è giusto o no? Ok, allora, stavolta però, dopo che l'angelo ha annunciato a Maria, adesso l'angelo va a annunciare, che cosa va a annunciare? Il nome e la nascita di Gesù, lo va a annunciare a Giuseppe. Guardate cosa dice. Verso 21, egli partorirà un figlio, ella partorirà un figlio. Ah, scusate, leggiamo prima il verso precedente. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò, ora qui seguite, ciò che è in lei, è generato, viene dallo Spirito Santo. Dite con me, ciò che in lei è generato, viene dallo Spirito Santo. Notate che qualche tempo prima, pochissimo tempo prima, l'angelo aveva annunciato la stessa cosa a Maria. Mi state ancora seguendo? Ogni annuncio che Dio fa è un'opera che Lui compie. Lo voglio ripetere, Ogni annuncio, facciamo una cosa, ripetiamolo insieme. Ogni annuncio che Dio fa è un'opera. Perché lo sto dicendo? Ciò che in lei è generato, dico me è. Cioè, in questo istante già è generato, potete dire gloria al Signore. Nel momento in cui l'angelo è andato a Maria e ha detto: tu concepirai un bambino e gli porrai nome Gesù,
poi parleremo anche di Emanuele, ok? In quel momento lo Spirito Santo si è messo all'opera e ha generato, ha concepito nel corpo di Maria la persona di Gesù Cristo. Qualcuno può dire gloria al Signore? Un annuncio è un'opera, ditelo ancora, un annuncio di Dio è un'opera. Ecco perché è importante l'annuncio, ecco perché non bisogna mai sottovalutare l'annuncio, ecco perché non bisogna mai disprezzare le profezie. Le chiese che disprezzano le profezie riducono l'opera di Dio per loro. Amen. Le dobbiamo valutare le profezie, le dobbiamo giudicare, tra virgolette, nel senso che le dobbiamo valutare per vedere se sono dal Signore, ma non le dobbiamo disprezzare. La parola profetica nella chiesa è fondamentale. Andate a mettervi nei panni di Maria prima e di Giuseppe dopo. Un angelo, o meglio, una donna dice che un angelo le ha parlato e che il bambino che sta crescendo nel suo grembo è dello Spirito Santo. Ci credereste voi? Qual è il primo pensiero? Beh, non c'è bisogno manco di dirlo, no? Questa ragazza ha fatto qualcosa che non doveva fare. E ora, per di più, da pura coinvolgere lo Spirito Santo, è pesante. Ma perché questa ragazza poteva andare a testa alta e credere nel nome che è al di sopra di ogni altro nome? Perché c'era stato un annuncio. Di' al tuo fratello, alla tua sorella, gloria a Dio per gli annunci. Questa ragazza aveva preso quell'annuncio, ed è bellissimo perché dice, e Maria serbò nel suo cuore tutte queste parole. Fratelli, è potente, eh? La parola di Dio è generatrice dell'opera di Dio. Se noi serbiamo la parola di Dio nel nostro cuore, noi stiamo incubando la potenza della parola di Dio e al momento opportuno quell'incubazione produrrà il piano di Dio per la nostra vita. Ma la dobbiamo incubare, la dobbiamo ricevere, la dobbiamo serbare. Questa parola, Paolo, serbare, è fondamentale. Potevamo usare altre parole, ma non rendevano l'idea. Ed è la parola usata nella Bibbia. Serbare significa proteggere, significa conservare, significa contenere, trattenere. Ci siete con me? Qual è il problema? Che molte spesso noi riceviamo la parola, ma questa parola si disperde. Dice, ma cosa c'entra col nome? Se eravate dall'inizio e se avete capito il mio messaggio finora, voi capite che il nome è una parola, è un messaggio, incorpora tutto ciò che Dio vuole fare attraverso quella persona che ha quel nome. Ci siete? Ecco perché quando pronunciamo il nome, noi stiamo pronunciando i piani di Dio. Se io dico... qualcuno che conosce qualche nome che ha un significato bello. Sara. Che significa Sara? Principessa. Dove sta Sara? Non c'è Sara, sta di là. Ogni volta che Vincenzo e Sandra, spero nel modo giusto, dicono Sara, che stanno a dì? Se Sara non ci fa caso, dice che vuoi? Come tutti i bambini, che c'è mamma? Ma se si mette a riflettere un attimo, ah, ce n'è un'altra di Sara, certo. Un bel applauso a questa Sara, eh. Allora, se io ti dico Sara, o Vincenzo dice Sara, io sto dicendo, prima, come ti senti? Bene, dice, grazie. Ma ti senti una principessa. Cosa ti senti di essere? Una principessa. Siete con me o no? Mi state seguendo? Perché il nome include i piani di Dio per la persona di cui nome, al quale appartiene quel nome. Il mio italiano oggi, lasciatelo perdere, ma il messaggio sta arrivando. Sara, principessa, e lei non dice sono miserabile, non dice non sono capace, non dice povera me, ma dice sono una principessa. Gesù, che significa? Salvatore, colui che salva.
Dio salva. Allora, immediatamente, appena mi arriva il nome Gesù, io capisco che Dio mi salva e metto insieme le mie forze, credo nella potenza di Dio e vengo salvato. Se ci credete, fate un applauso al Signore, forza. Il nome di Gesù fa timore al diavolo e all'inferno, perché carica di una potenza soprannaturale. Il nome è carico di una potenza soprannaturale. Maria andava in giro a testa alta, perché Dio le aveva detto che ciò che lei aveva nel grembo era il frutto dell'intervento dello Spirito Santo. Ma guardiamo un attimo quello che dice a Giuseppe l'angelo. Tutto ciò, scusate, eccolo qua. Non temere di prendere con te Maria, perché tutto ciò che in lei è generato, qua può significare tutto ciò che viene, che è stato generato, è generato nel senso che c'è, ok? Che esiste, perché è stato generato, o che è generato in questo momento, o che sarà a breve, fatto è, tutto ciò che è generato viene dallo Spirito Santo. Se noi abbiamo la forza di credere a ciò che l'annuncio dice, noi realizzeremo ciò che ci viene annunciato. Giuseppe ha immediatamente creduto a questa parola, tant'è vero che dice successivamente, dal verso 24, Giuseppe, destatosi dal sonno, che fece? Fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. Ora attenzione, sto per dire una cosa molto importante nella dinamica della fede. Fede è ascoltare la voce di Dio, crederci e agire di conseguenza. Sì, certo, fede è dimostrazione delle cose che non si vedono, certezza delle cose che si sperano, Ebrei 11. Però seguite questa escalation, questa progressione, forza. Fede è ascoltare la voce di Dio, crederci e agire di conseguenza. Maria ascoltò l'annuncio dell'angelo che disse gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il mio popolo, e siccome Maria era nel popolo, tra il popolo di Israele, e il popolo di Israele stava e ahimè sta aspettando il Messia, ci siete con me, quando l'annuncio è arrivato Maria ha creduto. Cosa ha fatto Maria? Ha creduto, prima ha ascoltato. Di al tuo vicino, ascolta. Molto spesso non crediamo perché non ascoltiamo. Se non ascoltiamo, cosa crediamo? Dio ci dice le cose, ma da un orecchio entrano, dall'altro orecchio escono quelle cose, e noi non crediamo. Ma se noi riceviamo, dite con me, riceviamo, se noi ascoltiamo, ascoltare più che sentire, sentire è il ronzio che io sento dall'amplificatore, ma non lo sto ascoltando. Invece ascoltare è porre attenzione a ciò che si sente. Cosa significa ascoltare? Porre attenzione a ciò che si sente. State sentendo il messaggio stamattina? Fate attenzione. Quindi cosa farete? Ascolterete. Allora, ascoltare la voce di Dio. Maria ascoltò l'angelo, ma poi ha creduto nel cuore. Dove ha creduto? Nel cuore. La testa, la mente, l'anima, i sentimenti, la logica ci dicono il contrario di ciò che ci ha annunciato il Signore. Noi dobbiamo prendere la decisione di credere, dopo che abbiamo ascoltato, a ciò che dice il Signore. Quindi, cos'è fede? Ascoltare e poi credere. Dì al tuo vicino, credi. Credere è una decisione. Credere è mettere ciò che abbiamo ascoltato da Dio, questo è fondamentale, al di sopra di ciò che noi pensiamo, al di sopra di ciò che è la nostra logica. Giovane 17enne, stai per avere un bambino senza che tu mai hai avuto una relazione col tuo fidanzato. È logico? No. Ma siccome Maria cosa ha fatto? Ha ascoltato. E dopo cosa ha fatto? Ha creduto, ha messo da parte ciò che era la sua logica e ha afferrato totalmente quello che Dio aveva detto. Siete ancora con me? Ma poi si deve fare il passo successivo. Perché molti credono, molti ascoltano, alcuni credono, ma pochi
agiscono secondo ciò che hanno creduto. Supponete che il venerdì mattina Maria ha avuto questo annuncio. E venerdì mattina è ancora venerdì mattina. Ho fatto una grande scoperta, vero? Quando è arguto il vostro pastore, ha scoperto il venerdì mattina è ancora venerdì mattina. Ma il venerdì all'imbrunire cos'è? Shabbat, sabato. E si va a festeggiare il sabato con tutta la famiglia o con tutta la comunità, magari alla sinagoga. E Maria aveva dentro di sé un segreto. Ci siete? E aveva avuto un annuncio. Pensate voi che Maria era la stessa Maria dello Shabbat precedente? Perché questa volta Maria non era piena delle sue convinzioni e dei suoi progetti. Magari lo Shabbat precedente pensavo, fra qualche mese mi sposo e vivremo insieme il mio amato Giuseppe, e dopo un po' di mesi, volendo Dio, speriamo che il Signore ci darà un bel bambino, e chissà che non sia così buono che ce ne dà due, come è successo a Marco e Dirsi, eh? No, allora non c'erano Marco e Dirsi, ma per dire, ok? E facevano i piani. Ma adesso è successo qualcosa, fratelli, ascoltate, quando noi riceviamo un annuncio da Dio e ci crediamo, inevitabilmente noi cambiamo il nostro modo di agire. Adesso Maria ha qualcosa dentro che non le può permettere di fare quello che ha sempre fatto, come se nulla fosse successo. Io vi dico come mi sarei sentito se io mi fossi chiamato Maria, ma mi chiamo Pietro però. Immaginate. Dentro non vedo l'ora, quando ci mancano 9 mesi, adesso ci mancano 9 mesi meno 2 ore a far la conta, insomma, passa il tempo. A un certo punto Maria ha dovuto prendere una decisione di agire secondo la parola del Signore. Ci siete? Saltiamo a Giuseppe. Per Maria era dura, ma per Giuseppe non era semplice. Dici, ma qual è la tua fidanzata? E quella signora lì, perché sapete che le donne erano da una parte e gli uomini dall'altra, come nelle chiese tradizionali pentecostali. Se mi ascolta qualcuno dice, allora è biblico? No, non è biblico, comunque va bene, altro discorso. Ok, tutte le donne da un lato, gli uomini dall'altro. Dice, come va Maria? Bene, grazie. Ah, Giuseppe, qual è il tuo fidanzato? La tua fidanzata, stavo a dire il tuo fidanzato Giuseppe, scusate. Qual è la tua fidanzata? E quella signorina lì. Ma quale? Quello con i capelli? No, no, è quell'altra. Quella? Sì, sì, è proprio lei. Mi state seguendo? Quando noi crediamo nella parola del Signore, ci prendiamo le responsabilità di quella parola e ci prendiamo i rischi che implicano quella parola. Siete d'accordo con me? Perché credere nella parola del Signore produce rischi. E soprattutto sicuramente ci puoi fare una magra figura, perché vai contro i principi della massa, vai controcorrente. Di al tuo vicino, se credi in Dio vai controcorrente. E Maria a un certo punto, e Giuseppe scusate, a un certo punto dice sì, è proprio lei, e comincia a prendersi le sue responsabilità. Ma tornando al passo, dice che il Signore gli disse: non aver timore di prendere con te Maria, perché ciò che è generato è dallo, o viene dallo Spirito Santo. Questo è l'annuncio. Lui ci ha creduto. Dopo un po' di versi dice Giuseppe si svegliò dal sonno dopo aver ricevuto l'annuncio e fece. Dite come fece. Cos'era la fede? Ascoltare la parola di Dio, crederci e agire di conseguenza. Giuseppe cosa fece? Come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie. Sapete che ha fatto Giuseppe? Qui è sintetizzato. È corso dal rabbino e gli ha detto: Rabbi, rabbino, io e questa ragazza, guardate, questa ragazza, forse non si vedeva ancora, ma si sapeva, giusto? Io e questa ragazza abbiamo deciso di sposarci. Siete ancora con me?
Fratelli, quando noi crediamo nella parola del Signore, dobbiamo essere anche disposti a affrontare le resistenze del mondo circostante, perché non tutti necessariamente crederanno a quello che crediamo noi. Quando noi crediamo nella parola del Signore, dobbiamo avere il coraggio di non credere a quello che tutti gli altri credono. Siete con me? Ma avete mai sentito, qui in Italia si usa molto questo, ma penso che un po' dappertutto, ho scoperto, cara Oksana, che tutto il mondo è paese, tutti uguali, so. Dici, ma noi abbiamo sempre fatto così. Io mi ricordo la prima volta che andai in Svizzera, immaginate, un giovincello, io e mio padre, venivamo da Pescara, ma manco da Pescara, San Giovanni di Latino, un paesino, andiamo in Svizzera, ci facciamo 10 ore di treno, arriviamo in Svizzera, arriviamo a Lugano per questa grossa conferenza con Reinhard Bonnke, arriviamo lì e vediamo questo modo di fare totalmente diverso, il proiettore, tutte cose diverse da quelle che abbiamo sempre fatto noi, noi che avevamo gli innari, sorella, voi ve lo ricordate, gli innari, cantico 125, sempre. E poi c'era quella che suggeriva sempre lo stesso canto, e mi ricordo che io ero bambino e ogni volta sapevo dove andava il culto, perché sapevo che si alzava la sorella Genoveffa e diceva cantico 5, sì con me, sì, e quindi si sapeva sì con me, poi c'era l'altro canto, fratelli avanti non temiamo, quello era il culto, perché si facevano sempre le cose come si era sempre fatto, ci siete? Ma quando noi crediamo nella parola del Signore che ci dice cose diverse da quello che tutti credono, noi dobbiamo avere coraggio di fare le cose in modo diverso da come l'abbiamo sempre fatto. Se qualcuno ci crede, fate un applauso al Signore, forza, fa le cose come Dio ti dice di fare. Sii coraggioso, perché d'altra parte se facciamo le stesse cose che abbiamo sempre fatto, otteniamo sempre quello che abbiamo sempre ottenuto. Per non so voi, ma io voglio ottenere qualcosa in più dal Signore. Maria a un certo punto, Giuseppe a un certo punto, scusate, ha dovuto prendere una decisione, ha fatto quello che l'angelo gli aveva detto. Maria da parte sua la stessa cosa. Ma perché tutto questo? Perché c'era un nome, e adesso torniamo al nome. Verso 23. Guardate che cose assurde dice Dio. Secondo la nostra logica, Jerry già si era allarmato. Com'è possibile che Dio dica cose assurde? Fratello Pietro, non hai dormito bene. E io vedo che l'ho fatto sedere al primo. Che bello averli vicino. Posso fare tutto quello che voglio qua. Ma no, che ho visto Jerry che ha alzato adesso così. Che sta dicendo adesso? Guardate che assurdità secondo la logica umana. La Vergine, dite con me, la Vergine, una ragazza che non ha mai avuto una relazione con un uomo, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio. Cos'è questo? Un annuncio. Dì al tuo vicino, credi agli annunci del Signore. Maria e Giuseppe ora, Maria prima e ora Giuseppe, gli si sono alzate le antenne quando hanno sentito questo. Mamma mia, io, Maria, io, Giuseppe, che siamo destinatari dell'annuncio di questa grande cosa che Dio sta per fare. Ci siete con me? Sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto che cosa? Un nome. Dite con me nome. Qual era il titolo di questa predicazione? Il nome che fa tremare l'inferno. Oh, alleluia. Perché fa tremare l'inferno? Non solo si chiama Yeshua, Gesù, il Salvatore, o Dio salva, eccetera, eccetera, ma tu gli porrai nome Emanuele. Che bel nome. Finito? No. Che significa, tradotto vuol dire Dio con noi. Ditelo con me. Dio con noi. Immaginate che lì c'è Satana e qui ci siamo noi e noi siamo qua tutti silenziosi e il pastore si scatena, si sdimena, alleluia, gloria a Dio, chi è con me? Amen. Siete d'accordo con me? Acquario. E Satana è lì e fa così, zitto che finora non hanno detto quel nome.
Ma a un certo punto cominciamo a lodare il Signore, i canti cominciano a riscaldarci e noi sentiamo la gloria, la presenza del Signore. Ma qualcuno può dire adesso amen? E all'improvviso noi diciamo alleluia, Emanuele, Dio è con noi. Pensate che Satana se ne starà come stava prima? Il nome di Gesù, il nome di Dio fa scappare il nemico. Emanuele, sapete che significa Emanuele? Dio con noi, è una cosa così, Dio con noi, è così semplice questa parola, scontata. Dì al tuo vicino, Dio è con noi. E vi do una bella notizia, Dio non è solo con noi, ma è anche per noi. E se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ed ecco che Satana all'altro angolo dice, ma questi ci credono veramente. E siccome Satana sa che quando c'è un annuncio e qualcuno crede a quell'annuncio, ciò che è stato annunciato si verifica, lui trema. Vi è chiaro il messaggio stamattina? Ecco l'importanza nostra nel ricevere la parola e nel proclamare il nome al di sopra di ogni altro nome. Noi mettiamo in fuga il nemico. Amen. Il nome di Dio è una fortezza. Il giusto vi corre e sarà salvo. E che cos'è una fortezza? Noi subito diciamo, certo, il rifugio, ma chi è una fortezza? O cosa è una fortezza? Noi diciamo Dio. Sintetizziamo. Manca qualcosa, ditemi, cosa è una fortezza? L'ho appena citato. Il nome, ditelo forte, il nome. Perché quel nome racchiude la potenza di Dio. Ecco perché quando noi pregheremo nel nome del Signore, il Signore farà quello che Lui ha promesso di fare, perché c'è potenza nel nome. Quando noi usiamo un nome, noi ci identifichiamo con quel nome e noi ci sottomettiamo a quel nome e noi agiamo per conto di quel nome. Vi è chiaro il ragionamento? Come si chiama la tua azienda, Marco? Oh, ma è complicato. Life Project Legno. Avete un emblema, un logo, giusto? Se Marco manda un suo dipendente con uno stemma sulla tuta, sulla macchina, Life Project Legno, quando le persone vedono Life Project Legno, non pensano alla persona che guida la macchina, non pensano a chi indossa la tuta, ma pensano all'azienda che rappresenta. Siete ancora con me? Se vogliamo fare un esempio più semplice, ce l'avete a casa l'energia elettrica oppure andate ancora a lume a petrolio voi? Ce l'avete l'energia elettrica? Ok, l'altro giorno è arrivato un tizio che ha detto siamo dell'Enel, dobbiamo cambiare il contatore. Io mica mi fido delle sue parole, siamo dell'Enel, dice io sono Garibaldi. Mi faccio vedere, vabbè non l'ho fatto, ma mi capite che voglio dire, vero? Mi faccio vedere il tesserino e vi dico nell'annuncio, manca per la posta, nell'annuncio che l'Enel mi aveva mandato, c'era scritto che avrebbe mandato qualcuno e avevo il diritto di farmi mostrare cosa c'era scritto, il nome che c'era scritto sul suo ID card, sulla sua carta di identità. Ci siete ancora con me? Perché il nome identifica una persona, ditelo con me, il nome identifica una persona. Quando quella persona, quel dipendente dell'Enel oppure del Life Project Legno viene da me, io non guardo a quella persona ma guardo al nome che porta, perché dietro quel nome c'è autorità. Di alto vicino, nel nome c'è autorità. E quando io capisco quella autorità che quel nome porta e io proclamo quella autorità, siccome chi ascolta me, cioè i nemici, cioè Satana, cioè i demoni, cioè le malattie, cioè la povertà, cioè i problemi, le difficoltà, le montagne. Si può parlare delle montagne secondo voi? No? Saremo ricoverati subito a Villa Serena se parliamo? No? Certo, Gesù lo ha detto. Dì a questo monte di buttarsi nel mare e cosa farà quello? Si butterà nel mare. Perché lo facciamo nel nome. Dì al tuo vicino, usa il nome di Gesù, proclama il nome di Gesù. Ma se io proclamo il nome di Gesù, ma non sono sotto l'autorità del nome di Gesù, non funziona. Perché
i figli di Sceva, un certo tizio aveva diversi figli, si chiamava Sceva lui, e i figli un giorno hanno incontrato un endemoniato. E siccome è scritto nel mio nome cacceranno i demoni, loro hanno detto, ah, ok, sono andati da questo endemoniato e hanno detto nel nome di Gesù che Paolo predica, terza mano, manco che predichiamo noi, nel nome di Gesù che Paolo predica, uscite! E quelli sono usciti, sono usciti. No, ma pur se fossero usciti, prima di uscire hanno dato un sacco di botte e l'hanno malmenati bene bene, perché avevano usato un nome al quale non si erano sottoposti, sottomessi, col quale non si erano identificati. Quando tu usi il nome di Gesù, tu ti identifichi con quel nome. Fratelli, scusate, la mia predicazione è molto, come si dice, basic, per usare un termine elementare, ma è potente, fratelli, non perché lo dico io, lo sto dicendo pure come un italiano, che se mi sentisse la professoressa di italiano, dice ti ho messo 7, adesso ti metto 15 meno. Ma sta arrivando il messaggio oppure no? Fratelli, ascoltate, quando noi ci identifichiamo in un nome, noi dobbiamo portare quel nome identificandoci con tutto ciò che quel nome significa. E questo non significa che avremo le porte sempre spalancate, non significa che tutto andrà liscio, perché questo nome scatena un inferno, perché fa tremare l'inferno. Siccome l'inferno trema, si scatena. Vi ricordate che all'inizio della mia predicazione, guarda che io non è che me ne scordo quello che dico, all'inizio della predicazione vi ho detto che quando un lupo vi vede non vi aggredisce necessariamente perché ha fame, ma perché ha paura. Ma al di là del motivo per cui ti aggredisce, se ti aggredisce un lupo fai bene a correre, perché ha scatenato qualcosa, ha scatenato la sua paura. Fratelli, quanto più noi ci avviciniamo al Signore, tanto più le forze dell'inferno sembrano scatenarsi contro di noi. E cosa fanno i credenti? Dici, sa che cos'è? Meglio che mi sto zitto. Prego? Sì, tu dici bene, sorella, combattiamo, dobbiamo combattere, ma alcuni non lo fanno, perché hanno paura di identificarsi. Non deve aver paura, perché il nome del Signore che tu porti è il nome che fa tremare l'inferno. Ed è il nome che ha già vinto. Dite con me, il nome di Gesù ha già vinto. Quando il nome di Gesù viene proclamato, le forze dell'inferno tremano. Quell'uomo di Dio, Oswald Smith, che scrisse un libro stupendo, raccontò la storia che lui vide nello spirito. È una storia ovviamente non biblica, nel senso che non è che è scritta questa storia nella Bibbia, ma il concetto è molto biblico. Lui dice che quando veniva proclamato nella chiesa il nome del Signore, la chiesa si risvegliava, c'era un trambusto nell'inferno. Fratelli, ma vogliamo creare un po' di trambusto nell'inferno? Usiamo il nome di Gesù. Io ricordo la macchina con la quale stavamo viaggiando per andare a fare una campagna evangelistica, nel frenare ha sbandato. So che alcuni già sanno questa storia perché l'ho raccontata, ma la voglio raccontare di nuovo qua. E questa macchina ha sbandato e all'improvviso ci siamo ritrovati sul ciglio di un burrone. E il tempo che abbiamo avuto, abbiamo detto solo una parola, provate a indovinare che cosa abbiamo detto: Gesù. E nel momento in cui abbiamo pronunciato quel nome, Gesù, la macchina si è bloccata. Noi siamo scesi e abbiamo visto che a 30-50 centimetri c'era un burrone e ci aveva fermato una piccola montagnetta di sabbia così alta. Pensate che quella sabbia ha potuto avere la forza di fermare una macchina a 110 km orari? Cosa mi ha fermato? Ci ha fermato? Il nome di Gesù. Di col tuo fratello, di al tuo vicino, il nome di Gesù è potente. Capite? E vi posso raccontare tanti episodi vissuti in prima persona di Gesù. Gesù è il Signore intervenuto potentemente, in modo glorioso, perché c'è potenza nel nome di Gesù. E quando noi nominiamo il nome di Gesù, essendo sottomessi all'autorità di Gesù, l'autorità superiore, quella del nome, viene trasferita a noi per delega. Noi abbiamo la stessa, so che anche qui, state tranquilli, più mi avvicino a Jerry più sento la sua, come dire, il suo controllo. Dobbiamo verificare se questo è giusto. Ecco, allora,
Quando noi diciamo Gesù, Jerry, in quel momento, guardate che andremo a predicare la parola del Signore in Svizzera la prossima fra qualche settimana, e fate un applauso, dai, su, andiamo insieme a Rita e Jerry a predicare la parola del Signore. Fa che qualcuno pensi, questa sembra a dar fastidio a Jerry perché gli sta antipatico, no, è simpaticissimo. Quando noi ci identifichiamo nel nome di Gesù, essendo sottomessi alla sua autorità, noi abbiamo la stessa autorità di Gesù, perché Gesù ha detto: la stessa autorità che il Padre mi ha data io la do a voi. Fratelli, ma vogliamo fare un passo di qualità stamattina e cominciare ad appropriarci dell'autorità del Signore? Tu hai l'autorità del Signore, perché il nome del Signore è proclamato su di te. Ma puoi dire gloria al Signore? Se il mio popolo, sul quale è invocato che cosa? Il mio nome. Capite l'importanza del nome? E si umilia, eccetera, perché si sottomette, eccetera, eccetera. Allora, cosa farò io? Guarirò il suo paese. Questo gruppo di persone, 30, 40, quanti siamo, può cambiare le sorti delle nostre famiglie, delle nostre comunità, delle nostre città, della nostra nazione, se ha il coraggio di credere all'annuncio del nome del Signore. Perché pensate che recentemente, negli ultimi 10 anni, con l'aumentare del terrorismo di matrice islamica, diverse autorità nazionali, governi, hanno proibito nei luoghi pubblici l'uso del nome di Gesù. Sapevate questo, vero? Alla Casa Bianca, fino all'amministrazione precedente, adesso al di là non faccio politica, non voglio parteggiare per l'uno o per l'altro, ma è un dato di fatto, alla Casa Bianca, fino all'ultima amministrazione, non si poteva parlare nel nome di Gesù. Se tu mettevi l'albero, dovevi fare in modo che quell'albero parlasse di tutto ma non di Gesù. Siete con me? Poi è arrivato qualcuno e ha detto: no, un momento, noi siamo una nazione con delle radici cristiane e noi a casa nostra facciamo quello che vogliamo. E adesso, al di là, ripeto, la politica ci sta simpatico, non simpatico, fa cose buone, non le fa, non sto parlando di questo, ma almeno si parla di Gesù. Di alto vicino, parla di Gesù. E io voglio concludere questa mia predicazione, non pensavo che era più tardi, ma che ore sono, fratelli? Non funziona, che peccato, che dicevo che alle 11:20 ero così contento. Mezzogiorno 22, se fossi stato all'epoca di Cenerentola, mezzanotte finirei, quindi c'ho tempo. Mezzogiorno 22, ascoltate, concludo con questo concetto importantissimo. Noi dobbiamo riscoprire anche nei nostri dialoghi il nome di Gesù. Ora, io non vi sto dicendo che noi ci dobbiamo incontrare. Io vado a casa di, vabbè, cambiamo, se no povero Gero, veramente diciamo che cambio chiesa, non se ne parla più. Vado a casa di Paolo o di Alex, vado a casa di Alex e mi metto a parlare. Appena arrivo, Alex mi dice: come stai? Gloria al Signore. Senti, ma come va il lavoro? Il Signore è buono. Senti, ti volevo dire, ma tu avresti del tempo per me, per aiutarmi a montare la lampadina nel nome di Gesù? Vi sto dicendo di fare questo? No. Ma siamo arrivati all'opposto. Andiamo a casa dei fratelli, delle sorelle, si parla di tutto, ma non del nome. Si parla di tutti, ma non di lui. Siete ancora con me? Il tema portante è come va, come non va. Poi, siccome gran parte delle persone hanno problemi, di che si parla? Di problemi. E quale nome stiamo esaltando? Ricordatevi, dietro ogni nome c'è un significato e quel significato racchiude il destino e le intenzioni di quel nome. Mi avete seguito? E di che si parla? Il diavolo ha fatto questo, ma guarda un po', non mi va bene il lavoro. I miei figli sono troppo irrequieti, il Signore mi ha dato 2 figli, gloria a Dio, ma mamma mia come devo fare con sto marito? Ma come ti avrebbe dato i figli se non ti dava pure il marito? Hai voluto i figli, devi avere pure il marito. Hai voluto la bicicletta, pedala.
e si parla e si parla e non si nomina mai il nome del Signore. Io vi ricordo quello, qui devo fare un chiarimento. Voi conoscete il fratello Eliseo, vero? Pastore Eliseo, il mio suocero. Dici, ma come fate? Ma è il mio suocero. Il pastore Eliseo è un uomo di Dio che ama il Signore, ha avuto una vita molto forte. La sua esperienza quando aveva 2 anni e mezzo è stato guarito dal morso di un serpente, non so se lo sapete, stava morendo, il Signore lo ha letteralmente quasi risuscitato perché immediatamente è stato guarito. È meraviglioso tutto questo. Adesso non è che noi dobbiamo pensare sempre al passato, perché attenzione, io credo che il futuro è ancora più glorioso del passato, però un dato di fatto, io ricordo quando si andava a casa dei genitori del fratello Eliseo, quindi nonni di Sandra. Io ero ragazzino, prima di conoscere Sandra, poi ci siamo persi di vista, poi ci siamo ripresi di vista, io mi sono innamorato, che vuoi fare? E ci sono tornato e mi ricordo appena entravamo in quella casa, nonno Alberico, il papà di papà Eliseo, diceva, pace fratello, come stai? Che diceva? Pace, ma non è che lo dobbiamo dire meccanicamente, pace fratello, ma capite che cosa vi voglio dire? Lui si identificava. Tu Vincenzo l'hai conosciuto, papà? Nonno, vero? E cominciava, oh che bello vederti, gloria a Dio, Dio è veramente buono. E ti cominciava a raccontare le sue esperienze col Signore. E quando tu uscivi da quella casa, non potevi non prendere una decisione. O ti scrollavi di dosso il nome, o dicevi gloria a Dio per il nome del Signore. Perché tutto era impregnato nel nome del Signore. E loro vivevano il soprannaturale. Vogliamo il soprannaturale? Non vi serve, a me sì, a voi vi serve il soprannaturale. Il soprannaturale è incluso in quel nome. Allora io non vi devo dire quante volte dovete nominare il nome, ma non abbiate timore di nominare il nome del Signore. Io una cosa faccio, non mi piace essere, come dire, esagerato, no? Fanatico, questo termine oggi qualcuno mi ha detto che sono troppo... bravo, non lo volevo dire, stavo cercando un altro nome, ma quello è l'aggettivo, radicale, fondamentalista. Beh, se devo essere biblicamente fondamentalista lo voglio essere, ci siete? Però almeno non vergogniamoci del nome del Signore. Per esempio, una cosa che io faccio, da diversi anni lo faccio e ho sempre qualche risultato buono. Quando io vado in un posto, parlo con delle persone, e vedo che cominciano a parlare di problemi, difficoltà, io posso essere pur davanti al Presidente della Repubblica, dico, se lei me lo permette io vorrei pregare per lei. Ho visto che si muovono le antenne subito, diciamo, che deve dire, ah sì, grazie. Poi vedo, cerco di farmi guidare dal Signore. Se vedo che è il caso, dico, lo vogliamo fare adesso? E vi dico, più di una volta ho visto quelle persone con le lacrime davanti al Signore. Oppure, se non è il caso, dico, ok, ne parlerò anche con mia moglie e pregheremo insieme. Io in pochi secondi, io ho lanciato dei messaggi. Uno, che io credo nel Signore. C'è qualcuno che crede nel Signore? E perché non lo dici? Perché non lo dimostri? Non è che lo devi sbandierare, ma c'è un momento in cui lo devi... proclamare, di come lo devi proclamare, ditelo più forte, lo devi proclamare. E a volte lo devi proclamare con enfasi. Quando per esempio mi dicono, ah, ma qua va tutto male, vedrai, con questo governo, chissà che, chissà come, e io faccio sì, è vero, ma io credo che il Signore farà qualcosa. Amen. E l'altro messaggio che do è che io prego. Ti vergogni di pregare? E il terzo messaggio che do è che io prego con mia moglie. E questo è un messaggio forte, perché già sta dicendo dell'unità della famiglia, dell'unità di intenti. Qualcuno mi sta seguendo? Allora fratelli, sta finendo il 2019. Sta finendo il 2019. Mi sembra ieri che era cominciato, già finito. Vogliamo iniziare questo nuovo anno con qualcosa di nuovo? Ci alziamo in piedi, per favore. Proclamiamo il nome di Gesù. Non dicendo meccanicamente nel nome di Gesù bla 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 bla, no, ma appropriandoci del potere di questo nome,
credendo nella potenza di questo nome e glorificando il nome del Signore. Se Pietro e Giovanni avessero accettato di predicare Geova, Yahweh, senza utilizzare il nome di Gesù, probabilmente gli avrebbero dato pure un pulpito nella piazza centrale di Gerusalemme, davanti al Tempio. Ma poiché loro hanno deciso di predicare il nome di Gesù, li hanno minacciati. E vi ricordate la preghiera di Pietro qual è stato? Signore, dacci franchezza di predicare la tua parola e il tuo nome. Amen. Dacci franchezza. Cos'è la franchezza? Mancanza di paura, mancanza di vergogna, determinazione. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Vogliamo cantare insieme adesso un canto e poi pregheremo il Signore. Quello che Dio dice di me, e quello che Dio dice di me è il nome che io porto. E voi come vi chiamate, non importa il vostro nome di battesimo, ma siamo tutti cristiani. Cosa siamo? Ci vergogniamo di essere cristiani? Che significa essere cristiani? Seguaci di Cristo. Thank you.
Così
qualche 5 mesi, proprio non potevo fare perché è stato male sempre, fa molto forte. E altro ieri ho lavorato, un lavoro e veramente è stato tanto tempo così. E non ho notato che lì tipo fa male, non fa male. E dopo ho visto, non fa male più. Dopo questa preghiera, proprio grazie a Dio. E proprio perché non potevo proprio fare anche così. Grazie Signore. Adesso vogliamo pregare il Signore, chiedo alla sorella Maria di pregare per noi. Mentre lei prega, uniamoci insieme con questa preghiera. Come abbiamo fatto all'inizio con Sandra, e il nostro Amen ci identifica con la preghiera. Amen. Grazie. Grazie Signore per il nome di Yeshua che è al di sopra di ogni nome. Che questo oggi abbiamo potuto riscoprire, Signore, se l'avevamo dimenticato, quanta potenza c'è in questo nome. E questo nome è il nome che invocato sulle nostre vite, sulle nostre famiglie, sulla nostra chiesa, sulla nostra città. E Signore, noi proclamiamo il tuo nome, la tua forza, la tua potenza, anche la tua potenza di resurrezione, Signore, delle varie situazioni delle nostre vite. Io prego per questi cari, li benedico nel nome potente di Yeshua e proclamo, Signore, che i loro passi sono guidati a te, Signore, che le loro menti sono sottoposte alla tua parola, Signore, che le loro bocche sono riempite della tua parola, Signore, che quando apriranno la loro bocca ci sarà vita, ci sarà spirito, perché, Signore, la loro bocca sarà piena della tua parola, Signore, e tu hai detto che la tua parola è spirito e vita. Grazie, Signore, in questo anno nuovo di aiutarci a essere più consapevoli di quello che diciamo, di non più parlare, Signore, seguendo la nostra mente, la nostra carne, ma di adeguare, allineare la nostra parola con la tua parola, Signore, di adeguare la nostra vita con la tua dichiarazione, Signore, di adeguare i nostri passi con la tua proclamazione, Signore. Io benedico questi cari, invoco il sangue di Gesù sul mio di loro, io metto il sangue dell'agnello sugli stipiti delle loro viti, Signore, sugli stipiti di questa chiesa e proclamo che l'anno 2020 sarà glorioso, sarà un anno per servirti, un anno per andare più avanti, un anno per vedere segni, prodigi, miracoli. Io proclamo che quest'anno sarà un anno per vedere quanto il nemico è già sconfitto e quanto il tuo nome è potente, perché il nome di Gesù è la nostra fortezza, nel nome di Gesù. Amen. Quelle cose che sono venute dallo Spirito mentre parlava prima la nostra sorella Rita, ed è questa parola è venuta nel mio cuore. C'è qualcuno che ha paura, ha timore di identificarsi nel nome di Gesù, non per cattiveria, non perché non ama quel nome, anzi lo ama, ma ha paura che poi, identificandosi con quel nome, non è all'altezza nel modo di vivere, di comportarsi, di dare onore a quel nome. È chiaro che sto dicendo, e quindi ha come paura, dice: non posso parlare di Gesù se poi con la mia vita in qualche modo non sempre riesco a fare quello che Gesù vuole, e quindi come se disonora il nome del Signore. E a questa persona io dico da parte del Signore: se tu onori il Signore col tuo cuore, con le tue labbra, Dio ti darà la forza di onorarlo con la tua vita e con il tuo comportamento, perché nel momento in cui tu onori il nome di Gesù, il nome di Gesù sarà sempre più forte in te e tu farai quello che Gesù vuole che tu faccia. Amen. E l'altra cosa è quello che ha pregato Maria. Questa preghiera è molto molto importante. Vogliamo identificarci con questa preghiera, vogliamo vedere nel 2020 la manifestazione della gloria del Signore. Amen. Ma per vederlo dobbiamo proclamarlo. E proclamare il nome. Lei ha citato una cosa specifica che voglio evidenziare stamattina, cioè mettere il sangue di Gesù sullo stipite delle nostre porte. Amen. Sapete che significa questa frase, no? Gli ebrei mettevano il sangue sullo stipite della porta. Ci siete? Sì. Perché da dove entra o esce? Chi entra ed esce? Da porta. Quando noi mettiamo il sangue, è quel sangue che decide cosa entra e cosa non entra. Amen. Amen. E io proclamo nel nome di Gesù che se noi mettiamo il sangue che non parla altro che il nome di Gesù, segue, seguite, di
cosa parla il sangue? Del nome. Del nome. Se noi mettiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite, noi vedremo la gloria del Signore e dichiaro stasera che nulla che non deve entrare nella nostra vita entrerà. Perché il sangue proteggerà le nostre vite nel nome del Signore. E solo la perfetta volontà di Dio si compierà nelle nostre vite. Dio vi benedica, Dio vi accompagni, ci vedremo la prossima settimana.